Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi faremo insieme la brioche gomitolo di lana, una brioche che sta spopolando sul web perché ha questa forma un po' particolare. È davvero facilissima da preparare, è sofficissima, non contiene burro e contiene anche poco zucchero ed è perfetta per la colazione. Io ho deciso di farcirla con della marmellata di arance, ma potete utilizzare la Nutella oppure qualsiasi altra crema spalmabile. Ecco la ricetta, quindi fermate il video e salvatevi gli ingredienti oppure li trovate scritti giù nell'info box. Prima di tutto sciogliamo il lievito fresco di birra all'interno del latte, che deve essere leggermente tiepido, mi raccomando non caldo. Dopodiché mettiamo tutti gli ingredienti che vi ho elencato direttamente nella planetaria oppure in una ciotola e mescolate con le mani, fino a creare un composto liscio ed omogeneo che non si attacca più alle mani. In questo caso, se utilizzate la planetaria, l'impasto dovrà agganciarsi, quindi dovrà legarsi al gancio, e quando si sarà staccato dalle pareti sarà pronto. A questo punto mettiamo l'impasto all'interno della ciotola e diamo due giri di pieghe, portando semplicemente i lati dell'impasto al centro e creando una palla bella liscia. Lasciamo riposare l'impasto 2 ore perché deve lievitare, possibilmente in un posto caldo, magari nel forno spento con la luce accesa. Dopo 2 ore l'impasto avrà raddoppiato di volume, adesso non ci resta che tagliare 5 triangolini che andremo ad arrotondare e creeremo questi panetti che dovranno riposare un attimino, giusto per rilassarsi 30 minuti, coperti con un canovaccio. Dopo 30 minuti siamo pronti per farcire ed è la parte più divertente. Prendete una pallina, la stendete con il mattarello, non c'è una misura precisa, l'importante è che l'impasto non si deve ritirare. Se si ritira vuol dire che non è ancora del tutto pronto, quindi lasciatelo riposare un altro po'. Dopo averlo steso prendiamo la nostra crema spalmabile, marmellata, quello che volete, e mettiamo solamente un cucchiaio da un lato, mentre dall'altro lato con un tagliapasta andremo a fare queste piccole strisce. Anche qui non c'è un numero preciso di strisce e non devono essere per forza tutte uguali. A questo punto arrotolate l'impasto, munitevi di una tortiera apribile di circa 22 cm, io ce l'ho da 24, quindi mi verrà un po' più larga, ma meglio piccola perché verrà una forma un po' più precisa e il buco al centro sarà meno evidente. Però se avete anche voi quella da 24 non vi preoccupate. Quindi una volta fatte questi cilindri li mettete tutti a cerchio e li lasciate lievitare sempre in un posto caldo fino al raddoppio. Diciamo che non vi so dare delle ore precise perché dipende anche dalla temperatura dell'ambiente, dalle 2 alle 3 ore. A questo punto spennelliamo la superficie con un po' di panna fresca oppure latte, andrà bene lo stesso, e inforniamo a 170 gradi per circa 40 minuti, 45 minuti circa. Non togliete la brioche prima, anche se si colora tanto sopra, anzi, dopo 30 minuti aprite il forno, mettete l'alluminio e continuate la cottura. Io alla fine l'ho spennellata con un po' di sciroppo di zucchero che ho fatto semplicemente facendo bollire un cucchiaio di zucchero e un cucchiaio di acqua, e poi ho spennellato la mia brioche ed eccola qui. Ragazze, è sofficissima ed è leggerissima, davvero una nuvola di bontà. Non c'è il burro e il fatto che ci sia la panna all'interno rende ancora più soffice e leggera questa brioche. Quindi vi consiglio di farla, per la colazione è perfetta, potete anche congelarla e magari scongelare le fette quando magari ne avete voglia o per la colazione la mattina. Allora, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se la fate fatemi sapere. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!